Gli abitanti delle frazioni di Gerbido e Mortizza hanno scritto a Irene Comune, lamentano disagi al traffico per i camion diretti all'inceneritore e propongono una soluzione viabilistica alternativa. Continua la missione umanitaria in Marocco dopo il terremoto. Una scuola pubblica in collina verrà restaurata grazie anche alla generosità dei piacentini. Con le segnalazioni dei commercianti inseriti nelle chat WhatsApp del centro storico, in 6 mesi sono stati 70 gli interventi delle forze dell'ordine contro spaccio, danneggiamenti e altri reati. Diverse le denunce. Il castello di Calendasco ospita fino al 6 gennaio una mostra della giornalista e pittrice Antonella Lenti, con richiami anche a temi quali la violenza sulle donne e la guerra. Calcio, risultato tennistico per il Piacenza che al Garilli supera il Brusaporto per 6-1. Serie C, il Fiorenzuola sconfitto dalla Gian Erminio scivola all'ultimo posto in classifica. Pallavolo, la Gasseis cede contro Monza al tie-break. Tutte le altre notizie in tempo reale sul nostro sito liberta.it.